Non mi permettono di cambiare il medico di famiglia. La denuncia a Rete Veneta arriva dalla signora Rosanna di Campo San Piero, che ha raccontato ai nostri microfoni la propria odissea sanitaria e il rifiuto opposto dalla commissione a cui aveva presentato domanda di cambio di medico. Ora la risposta arriva direttamente dal direttore generale dell'US 15 Francesco Benazzi. La scelta del medico è un diritto e anche se la prima richiesta di cambio è stata respinta, la sostituzione rimane possibile. È chiaro che se la signora andrà a dire chiaramente che vuole cambiare il suo medico curante perché non ha più fiducia di questo, allora noi potremo rivalutare e rivedere la situazione e aiutarla nel cambiare il medico. È chiaro che la signora non può, perché la norma non lo permette, l'accordo collettivo nazionale non permette, scegliere un medico che sia massimalista, cioè che ha il numero massimo di scelte di pazienti. Dovrà sceglierne uno che non è massimalista. Dunque, diciamo, può ricorrere in appello, per così dire, una volta che questa sua prima richiesta è stata rifiutata, può scrivere direttamente all'ULS? A chi si deve rivolgere? Esatto, direttamente, scriva direttamente al direttore generale e quindi dopo alla direzione aziendale e poi chiaramente noi prenderemo in mano la questione. Ah, quindi la prende in mano direttamente lei, dottore? Io direi proprio di sì.